Salve a tutti ragazzi, sono Shura e benvenuti ad un nuovo video. Non sono impazzito, non è carnevale, ma è un nerd tag, un video tag, e sono stato taggato da quel paccioccoso, barbuto e scemonito di Alen Meroni e mi sembrava giusto onorare il tutto indossando il mio kigurumi nuovo di zecca e strafigo. Il video tag è una serie di domande a cui dovrò rispondere. Questo giro è a tema nerd, quindi mi sento a casa. Bando alle ciance, passiamo... Oppa! Ok, passiamo alle domande. La prima volta che ho usato il PC è stato intorno ai 4-5 anni e avevo comprato i computer che ci mandavano ancora a floppy disk. Mio padre comprò a me e mie sorelle questo PC che sembrava l'ultima tecnologia uscita adesso sul mercato e io impazzivo tantissimo e facevo dei giochi assurdi. Io mi ricordo che c'era il gioco di un sonnambulo e di un cane. Il sonnambulo doveva fare tipo il percorso e il cane lo doveva fermare, altrimenti il sonnambulo moriva. Una cosa del genere. Era una cosa bruttissima. E poi mi ricordo anche Prince of Persia, dove potevi correre, fare le cose allucinanti, però se ti avvicinavi e correvi vicino agli spuntoni morivi. Cioè, non erano spuntoni, erano tipo stuzzicadenti. La mia prima volta in cui mi sono connesso a internet è stata con il 56K, quindi vi parlo che io andavo... Era 2004-2005, c'era ancora la connessione. Quella è stata una delle cose più belle. E mi mettevo su internet per scaricare i giochi giapponesi di Ranma. Lo ammetto, scaricavo giochini, tipo i giochi scemini, tipo Pokémon, dove c'era Ranma, cane, eccetera, eccetera. Tu li dovevi far combattere tra due, che era una figata assurda. Oppure quello di Inuyasha. Ho iniziato così e poi mi sono iniziato a rovinare. Posso dire tutta la giornata? Sì, sto abbastanza online, sia per il lavoro, mi capita di stare online e lavorare però, lavoro io, non è. Poi tra PlayStation 4, PlayStation 3, YouTube, Facebook e un po' di vari social, diciamo che sì, passo gran parte della mia giornata online. Tutti quanti dicono, oh, ma non hai vita sociale. E vabbè, pazienza. Però c'ho il kigurumi, no? Ho provato quasi tutte le console, dalla Nintendo alla Sony alla Microsoft. La mia ultima Xbox 360 l'ho regalata ai miei nipoti perché, ok, sì, poteva essere carina, ma una volta che ho provato la Sony, PlayStation 3, PlayStation 4, poi l'abbonamento Plus, mi sono innamorato perdutamente. Un'altra console che io mi sono innamorato è la Nintendo. Vi parlo che sono un fan di Nintendo da quando ero piccolo, ho comprato quasi tutte le console e ora sto in amore spregiudicato per il mio 3DS che ancora non riesco ad avere, quindi deve essere mio perché il mese prossimo esce un gioco in cui devo averlo assolutamente, altrimenti impazzisco. Quindi sì, passo gran parte... snobbo un po' l'Xbox, ma perché non mi ispirano i titoli e trovo che è meglio il PlayStation 4. Per chi ha seguito almeno una volta il canale sa che la mia saga preferita è Final Fantasy e quindi di conseguenza giochi di ruolo, strategici, platform, avventura, tutti tranne un po' lo sport, cioè mi annoio tantissimo a fare giochi di calcio. L'NBA, quello, il basket l'ho provato, tipo, vi posso dire che è abbastanza carino. Però il calcio in sé, sì, carino, bello, però di avere la compagnia, io sono sociale, mi metto con i miei giochi là, metto online. Io vivo di anime e manga, non si direbbe? No! Ho oltre 700 fumetti di manga e un hard disk pieno di anime, spazio tantissimo, da quelli più vecchi stile 70-80 fino ad arrivare agli ultimi, anche se gli ultimi per una cosa grafica che ormai è molto molto, cioè fin troppo di computer, molto computer grafica, non mi ispirano tantissimo. Amo la serie dei robottoni, tutto ciò che è molto molto romantico, tipo Nana. Spazio tantissimo su questo, passo da Berserk e Bastard che sono quasi splatter a arrivare a Nana e a piangere, poi Sailor Moon, Georgie, Bam, Goldrake, Yattaman,
Poi, aspetta, ce ne sono tantissimi. Pollon, oltre poi quelli più famosi, Korra, X, aspettate, ce ne sono tanti. Fullmetal Alchemist, Naruto, Inuyasha, Marmalade Boy, piccoli problemi di cuore, che era cortile il cuore, il nome. Poi, sì, la lista è troppo lunga. Una volta ho contato che ho visto almeno un centinaio di titoli, quindi è davvero stato assurdo, troppo troppo lungo. Ovviamente sì, guardo ancora cartoni animati e anime, e sinceramente non me ne pento, non me ne vergogno, in quanto ognuno può avere i propri gusti, le proprie passioni, e non ci vedo nulla di male. Se un ragazzo di 26 anni vede ancora cartoni animati. Penso che sia più educativo un cartone animato che una pubblicità trasmessa all'ora di pranzo sulla Mediaset. Si può dire Mediaset? Ho tantissimi amici che fanno cosplay, infatti vi saluto Enrico, Marco ed Eric. E penso che fare cosplay è una cosa bellissima perché c'è un lavoro assurdo dietro. Cioè c'è un lavoro di... Io lo vedo con loro, postano foto in continuazione dei loro lavori, dell'evoluzione del lavoro. Non è così semplice, non è come andare in un negozio, comprarti il vestito e indossarlo. Chi fa cosplay fa un lavoro durissimo perché fa da capo a piedi, lo personalizza e lo fa in maniera perfetta. E posso dirvi che apprezzo tantissimo. E questo... Butto una lancia a favore anche di chi fa cosplay e ho letto tantissime volte anche commenti poco carini per chi ha fatto cosplay poco, come dire, poco guardabili, poco belli, oppure che fisicamente non erano in forma. Penso che anche il peggior cosplay va rispettato, anche il peggior cosplayer, cioè fisicamente o altro, va rispettato. Quindi qualche volta evitate di dire cicciona di merda oppure ciccione di merda a una persona che ha fatto proprio non cosplay bellissimo, però magari apprezzate il suo mettersi in gioco e soprattutto il suo riderci a volte su e mettersi in discussione, perché non è sempre bello ricevere delle critiche così a gratis. Come ho già detto in precedenza, quando si parlava di anime, leggo tantissimi manga, ultimamente ne seguo relativamente pochi perché ne stanno uscendo, almeno quelle che sto seguendo, escono uno ogni morto di papa. Mi sono tanto piaciuti gli Art Game, che a breve è finito, Osama Game, As the Gods Will, che ho fatto anche una recensione se volete andate a guardarla, Naruto che finalmente sta finendo, poi Assassination Classroom. Fratelli dello Spazio, che è bellissimo, è un titolo che realmente vi consiglio, bellissimo, strappalacrime. Nana, vabbè, che non vedremo mai la fine, come Berserk, Bastard. E sì, poi basta, solo questi leggo, poi vabbè, c'ho una caterva assurda di anime, però un po' e sarebbe... il video diventerebbe troppo lungo se vi dicessi i titoli, quindi passiamo alla domanda successiva. Per i generi di libri spazio tantissimo, vado dal genere horror al genere romantico, al thriller, al comico, diciamo che leggo qualsiasi cosa, basta che sia scritto in italiano e non con i piedi. Le mie serie preferite sono sicuramente quelle che mi hanno colpito di più, quindi vi parlo di Buffy, Lost, Friends. Will e Grace, Will e Grace, la Tata Francesca, come poterla non dimenticare? Vediamo Desperate Housewives, Gossip Girl. Sì, lo so, non sono tipo la Gossip Girl, però mi piaceva. Forse le prime due stagioni, perché dopo un po' mi ha scocciato e non l'ho più seguito. Ora non me ne vengono in mente tantissime, però sì, ce ne sono, ce ne sono. Ah sì, vabbè, American Horror Story, Il Trono di Spade, Dollhouse, che è stata una figata assurda, però è durato 2 stagioni e l'hanno reinterrotto. Sì, la lista è lunga, però ora... perché il Kigurumi mi fa tipo effetto serra e sono evaporato le idee.
Allora, i film miei preferiti sono suddivisi per categoria, perché c'è quello strappalacrime, quello horror e quelli tipo avventura, thriller, eccetera, eccetera. Quelli strappalacrime sono PS I Love You, Le parole che non ti ho detto, Edward Manini Forbici, anche se non è proprio genere strappalacrime, però il finale io... poi per il genere horror sono Dord, L'Arba dei Morti Viventi, sì, sono quelli, il filmetto, però dai, lo guardo molto tranquillamente. Vabbè, tutta la saga di Resident Evil, anche se poi me l'hanno cambiata, anche il film di Silent Hill l'ho apprezzato tanto. Per i film commedia, uno dei miei preferiti è Tutti pazzi per Mary, è stato uno dei primi film che sono andato a vedere, andate a vedere sempre il video tag dove ne ho parlato. Tutti pazzi per Mary, Il matrimonio del mio migliore amico, secondo me la parte finale sono io che guarderò così guardando, Il giardino delle vergini suicide, che è un film allegrissimo e la cosa più dolce. Ah sì, è vero, scusate, mi sono dimenticato, e poi tutti i film di Bridget Jones. Io ho un LG G3 comprato a settembre per il mio compleanno. Posso dirvi che avevo prima un iPhone, poi sono passato ad Android e ho cambiato completamente modo di vivere. Secondo me il Android è un po' più superiore, si può dire? No, è superiore rispetto all'iPhone, in quanto, vabbè, questo ha 3 giga di RAM, mentre l'iPhone a malapena l'ultimo, ho visto che ha 1 giga di RAM, volevo fare il passaggio inverso e me ne sono pentito, e le prestazioni secondo me sono nettamente superiori. Poi vabbè, io non voglio fare guerra e dire Android è superiore a Apple o compagnia bella, però posso dirvi che ultimamente spendere 900 euro per un cellulare lo vedo un po' un'assurdità, però alla fine, fino a quando poi sono i soldi degli altri, non i soldi miei, fate quello che volete, io mi tengo e mi bacio il mio LG G3. Quello che mi piace della tecnologia è il continuo rinnovamento, il continuo aggiornamento, eccetera, eccetera. Poi dall'altra parte c'è un lato abbastanza negativo, che la tecnologia si sta un po' impossessando di noi tutti, soprattutto dei più piccoli. Vedo bambini di 6 anni che anziché giocare a pallone oppure di farsi un qualsiasi gioco utilizzando l'immaginazione, stanno su un'app così. Ok, io ho 26 anni e magari passo da tantissimo tempo anche io dinanzi a una console o una videocamera o su YouTube, però comunque ho sempre quello spiraglio dell'immaginazione. Cioè io mi ricordo che ho giocato con i pupazzi fino a quando non andavo alle medie, quindi ho avuto un'infanzia abbastanza fantasiosa, io mi facevo i discorsi da solo, mi inventavo le storie da solo, non avevo bisogno di un'app oppure di un telefono per divertirmi. Quindi sono a favore della tecnologia, bellissimo, eccetera eccetera, però secondo me ultimamente stiamo davvero esagerando. Prima di tutto mi tolgo finalmente questa imbragatura, volevo ringraziare Ale Meroni e soprattutto per il sostegno che ultimamente mi sta dando. Nel frattempo controllavo le basette. Sicuramente, come ho detto, non è proprio un periodo abbastanza felice e ridente per me. Mi ha aiutato tantissimo, oltre a essere un collega youtuber, penso che sia un grande amico, lui come Riccardo e come la bellissima Maria Carla. Quindi faccio questo ringraziamento in pubblico e spero che ti arrivi il più calorosamente possibile. Per questo video taggo quelli non nerd, perché io voglio vedere realmente come se la cavano. Taggo uno sbagliato, la Vergine d'Orecchie, Saverio Loris, e mi piacerebbe tantissimo, perché io la seguo come se fosse un forsennato e ogni volta crepo da ridere, i suoi riassunti mi fanno morire, è Lilletta Eli. Sì, l'ho detto bene, stavo controllando perché ogni tanto mi dimentico i nomi, c'è questa piccola pecca. Lilletta Eli è una ragazza che fa riassunti di serie televisive o cartoni animati che io vi consiglio di vedere, è strafiga. Un paio di volte mi sono trovato a parlare con lei e avevo tipo gli occhi cuoricino stile fangirl. Mi piace, dai, mi piace tantissimo come youtuber. Anche questo sputtanamento con il simpatico Kigurumi è giunto al termine. Vi ringrazio per aver seguito tutto il video, se non l'avete fatto vi ricordo sempre che siete delle cattive persone. Ashura vi ringrazia e ci rivediamo al prossimo video tag e alle prossime recensioni. Ciao!